Artigianato un 2023 con luce e ombre, assegnata in sala un posto contro la violenza di genere. La tradizionale conferenza stampa di fine anno organizzata dal CNA Siracusa, all'incontro con la stampa hanno partecipato Rosanna Magnano, presidente territoriale, Giampaolo Miceli, segretario provinciale, e Arianna Ambrogio, presidente del CNA Impresa Donna. È stata l'occasione per analizzare le attività del 2023 e indicare gli obiettivi del 2024. Al termine della conferenza stampa è stato assegnato un posto occupato nella sala contro la violenza di genere. L'occasione è stata utile anche per il tradizionale scambio di auguri di buon anno con i giornalisti. E purtroppo sempre con luce ed ombre, luci rappresentate da grande impegno che abbiamo speso nel territorio, 35 iniziative con oltre 1000 imprenditori che hanno partecipato da Portopalo a Francofonte con grande voglia e impegno. Tradotti con risultati importanti in termini di misure regionali che sono nate anche dalle intelligenze di imprenditori del territorio. Lavori tanti, pensiamo all'edilizia trainante, quasi 70 milioni di euro di lavori solo con il progetto Riqualifichiamo l'Italia a Siracusa. In un super bonus che rappresenta anche l'ombra oltre che la luce, perché tanti lavori ma in una situazione di stallo assolutamente insostenibile. Ci portiamo dietro anche degli importanti risultati, impegni sociali, pensiamo all'acquisizione di un immobile sottratto alla mafia, alle tele di Aracne, un progetto della moda che abbiamo sostenuto con grande vigore. Tante cose, devo dire, 4 eventi regionali per Siracusa, un turismo ascendente con gli operatori del TTG di Rimini che sono stati da noi, insomma tanti elementi positivi, ma elementi negativi che sono elemento di lavoro per il 24 se pensiamo soltanto alla mancata proroga del credito d'imposta del mezzogiorno nella legge di bilancio. Quindi c'è tanto da fare, ma con grande impegno e in rappresentanza del cuore pulsante dell'economia del territorio. Partire accanto agli imprenditori, accanto alle imprese, accanto agli artigiani ed insieme al territorio, quindi alle amministrazioni. Lo faremo cercando delle e chiedendo delle risposte concrete e chiare per i crediti incagliati, per il super bonus e i cantieri ancora in corso con un decreto che è annunciato ieri ancora estremamente nebuloso. Ma lo faremo anche accanto alle imprese per il Repower EU e quindi l'autoproduzione di energia elettrica, accanto alle imprese, al territorio e alle amministrazioni perché le comunità energetiche a Siracusa diventino una realtà, esattamente come abbiamo fatto per le ZES. Quindi tanto in cantiere, tante cose da fare e noi ci saremo sempre con le imprese e col territorio. Allora, le imprese femminili in provincia di Siracusa, almeno queste censite da noi, insomma da CNA, sono 360 su circa 2000, quindi una presenza comunque importante che si attesta al 18%. E c'è ancora molto da fare. CNA Impresa Donna diciamo attua in qualche modo la sua politica a livello nazionale, sia nei confronti del supporto alle misure finanziarie, economiche, per esempio bandi specifici per le imprese femminili, però anche fa un'azione di supporto nell'ambito dell'osservatorio della parità di genere.